Salve ragazzi, bentornati in un nuovo video, io sono Lorenzo del canale di Nettuno. Oggi parliamo dell'alchilazione secondo Friedel-Crafts, cioè i chimici che hanno messo a punto questo sistema. È importante ricordarsi di questo sistema perché è uno dei metodi che ci permette di allungare le varie catene di atomi di carbonio. Cosa più importante è anche tenere a mente che l'elettrofilo necessario è un alogenuro alchilico, cioè vuol dire che deriva dall'alcano corrispondente privato di un idrogeno. Qui potete vedere lo schema molto generale di una reazione. Ci serve un carbocatione che potrà subire molto facilmente l'attacco di un doppietto del benzene. Io ti ricordo che per quanto riguarda il mondo delle sostituzioni elettrofile aromatiche ho già registrato diversi video che puoi trovare già online e io te li lascio anche in descrizione, quindi se hai dei dubbi al riguardo vai pure a riguardare. Vediamo come preparare il nostro elettrofilo. Poniamo il caso che a noi ci interessa arrivare al cumene, questa molecola che vi ho scritto là. Un modo per sintetizzarla è appunto fare un'alchilazione secondo Friedel-Crafts. E consiste praticamente nel fare una sostituzione elettrofila aromatica partendo da un sistema aromatico e facendolo reagire naturalmente con un elettrofilo forte. Quello che stiamo per fare qui è appunto creare questo elettrofilo forte. Il substrato di partenza delle alchilazioni secondo Friedel-Crafts è un alogenuro alchilico. Noi abbiamo preso ad esempio il 2-cloropropano e ti voglio far vedere anche che questo è un alogenuro secondario, perché il carbonio che lega l'alogeno è legato ad altri due carboni. Il 2-cloropropano dobbiamo farlo reagire con un acido di Lewis. È importante che questo acido di Lewis contenga l'alogeno, il cloro in questo caso, che contiene anche il mio alogeno derivato. Perché questo? Perché la reazione tra questi due composti mi genera un addotto molto simile a quello che abbiamo visto anche nei video precedenti e che renderà povero di elettroni questo carbonio qui. Vediamolo nel dettaglio. L'addotto che mi si crea da questa reazione è questo che vedete qua. Quindi il cloro, che faceva parte del mio alogeno derivato, legherà anche l'alluminio, ma legando l'alluminio avrà acquisito una carica positiva, mentre l'alluminio, di conseguenza, che ha un legame in più, avrà una carica negativa. Ora, la natura di questo cloro, come sappiamo, è di un atomo molto elettronegativo, quindi questo doppietto di legame carbonio-cloro sarà spinto quasi unicamente dalla parte del cloro, rendendo molto povero questo carbonio di elettroni. In questo caso siamo partiti dal 2-cloropropano, che era un alogenuro, abbiamo detto, secondario. Essendo secondario, questo legame qui potrà spezzarsi e formarsi il relativo carbocatione. Perché? Perché è stabilizzato. Come vedete, in questo caso il legame carbonio-cloro può spezzarsi perché porta alla formazione di un carbocatione secondario relativamente stabile e si vanno a creare queste due specie qua. Questo è il mio elettrofilo forte che volevo e che potrà subire attacco da parte di un doppietto del benzene. Infatti in queste condizioni, se adesso aggiungiamo il benzene all'ambiente di reazione, uno dei suoi doppietti potrà attaccare il mio carbonio. Dunque, la reazione procede, intanto segnatevela e io vado avanti con l'intermedio sigma. Questo è l'intermedio sigma di Whelan che si è formato dalla mia reazione del benzene quando ho attaccato il mio elettrofilo. Come vedete è molto simile a tutti gli altri intermedi sigma che abbiamo visto fino a questo momento, e da notare il fatto che qua abbiamo già quello che volevamo per raggiungere il cumene. L'ultima cosa che ci manca da fare è ristabilire l'aromaticità, e per farlo dobbiamo eliminare questo idrogeno e cercare un modo per far sì che la densità elettronica, il doppietto di legame tra l'idrogeno e il carbonio, rimanga all'anello benzenico. Un modo per far questo, visto che l'idrogeno in questione è abbastanza mobile, cioè il sistema vuole tornare a essere aromatico perché significa guadagnare in stabilità,
Beh, allora basta ricordarci che in soluzione abbiamo anche AlCl4. E quindi cosa potrà succedere? Beh, banalmente potrebbe succedere che questo cloro caricato negativamente potrà portare attacco sul mio idrogeno di interesse e strapparlo. Non potrà essere naturalmente l'unica cosa che succede, si dovrà rompere anche questo legame e quello che abbiamo ottenuto così sono i prodotti finali. Nei prodotti finali non solo mi si sarà formato il mio cumene che volevo, ma si sarà formato anche dell'acido cloridrico e il mio AlCl3, che in qualche modo lo ritroviamo anche nei prodotti finali e in qualche modo possiamo considerarlo come un catalizzatore, perché permette appunto di far avvenire la reazione, anche se non è un vero e proprio catalizzatore nel vero senso della parola, perché non va aggiunto in tracce, ma va aggiunto in quantità stechiometrica. Quindi, per oggi è tutto, io spero che il video vi sia stato d'aiuto, se fosse così mettete un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale. Noi, come sempre, ci becchiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!